Alessandri, grazie per aver potuto partecipare a questa riunione, elevata riunione. Vi leggerò, siccome mi sono sempre appassionato di poesia, alcuni miei lavori da questo, dal quaderno del Bottone. Felicità, a noi, con gli occhi pieni di cielo, l'intuizione della misteriosa e sublime infinità del cosmo. Ma se il giorno terreno è finito e veloce, la vita è felice. Come una stella e un raggio, sere assolate e stanche, vergini spiagge bianche, il tuo apparire un sogno, era il tempo e il bisogno, la tua voce un bisbiglio, il mio cuore un cartiglio, avevi un vestito cilestrino, con i non ti scordar di me e un roseo fiorellino, le scarpette scollate tonde, di fresco mar profumavi e di mattino. La mano sulla bocca mi guardavi come un freno, ma con gli occhi mi baciavi, ed io narrando le antiche gesta mie, correvo a calme e placide armonie. Tanto nell'universo siamo stati, e un dì che venne ci saremmo amati. Mare, l'ultima. E azzurro sopra il ciel mi ritrovai, ed alberi e antiche piante intatte, e fior di rose scarlatte, custodi di ricordi, e come antichi e sordi all'umana gente gridai, odi, odi, rimbombar veloci, lieti, e nera come l'onda dell'alta marea, la sorda anima mia muta percorrea la strada antica, ignorando il moderno peregrinar delle umane genti che annega nell'odierno nero mare. Grazie. Che ho fatto, sì, album diversi antichi e sciolti dedicati all'anima di chi ama. Va bene, adesso se qualcuno vuole intervenire, ben volentieri. Facciamo finta di essere il consiglio provinciale, è fatto personale, come si dice. Intervento è fatto personale. Conosciuto che era poco più di un ragazzo, era stato assunto nell'ufficio stampa della provincia, quando ancora gli uffici stampa avevano una necessità, per il motivo che non si twittava, e quindi c'era un filtro, che magari era anche un po' imbarazzante, perché poi si assumevano la responsabilità. Io ricordo un ex vice sindaco di Firenze che una volta fece un comunicato molto violento, la cultura politica dell'onorevole, e ovviamente metto gli asterischi, è come quella di Amerigo Dumini, anzi Dumini, all'esdrucciolo alla Toscana e a Polonia, quasi forse ancora non c'è. E noi non abbiamo le stesse idee su tante cose, quindi io penso a Egidio, penso ai Promessi Sposi, lui pensa a Sant'Egidio e ad Andrea Riccardi, che tra l'altro è uno storico molto serio. Però a me è capitato quell'esperienza che non rifarei, ma che non rinnego, sono un po' come la Piaffa, genere Gretterien, di andare più d'accordo con gli avversari che con gli amici o quelli presunti tali. Tra l'altro ho conosciuto persone straordinarie, ricordo Francesco Papafava dei Carraresi, figlio del conte Novello Papafava, che poi mi raccontò cose interessantissime sul padre che forse non aveva detto a nessuno, lo stesso Giovanni Pallante di cui si ragionava prima, ma anche assessori di Alessandro Certosi, comunista, che però aveva il culto di Ardengo Soffici, perché era stato sindaco di Rignano e quindi Soffici era nato lì, mi raccontava di una straordinaria mostra che avevano fatto, e questo
e quanto. E devo dire che io ammiro molto Micheli, anche intanto perché ho sempre detto, chi fa poesia a 20 anni, è uno, chi scrive poesia a 20 anni o a 16 è un uomo, chi le scrive anche a 40 o a 50 è un poeta, perché la poesia a volte è un po' come il morbillo, nel senso è una malattia esantematica, ora ci si vaccina contro il morbillo, prima anzi erano contenti i genitori se il figliolo lo pigliava e lo prendeva presto. Invece avere tenacia e credere nella poesia vuol dire tanto. Ecco, io il libro l'ho in tasca e lo leggerò. Quello che è stato letto mi ha incuriosito molto perché c'è questo dilavato e graffiato autografo manzoniano, c'è la passione della persona, c'è questo ripercorrere. Quanto alla battaglia ai convogli, alla scorta convogli, noi pensiamo sempre alla nostra seconda guerra mondiale come a una serie di sconfitte e tacciamo, a parte forse le Alamein, la carica di Sbuscheschi, quello che fu un sacrificio silenzioso ma grande. La battaglia dei convogli consisteva nel portare dalla penisola o dall'isola, dalla Sicilia alla Libia, le scorte per le nostre truppe. Ed è stata una battaglia terribile. E ci sono persone che magari viaggiavano portando taniche di benzina, ma lì se uno soltanto accendeva una sigaretta lo fucilavano perché era pericolosissimo. Tante persone sono morte ed erano quei sacrifici silenziosi di cui non parlava nessuno. Ecco. Ora io non so il 24 dicembre del 44 cosa succedesse, perché credo che il Mediterraneo fosse oramai diventato un mare anglosassone fra inglesi e americani. Pensavo magari ad altri dicembre, all'impresa di Durand la Penne, il 42 e altro. Però senz'altro è stato bello avere ricordato questo. Altro non voglio dire, però se io ti ho dato delle dritte sulla marina, tu mi hai insegnato ad amare John Fante. Quindi facciamo fare. La facciamo nostra. Sono parole
molto vere, che risultano vere ed efficaci per ogni poeta. Questa poesia compresa, fatta propria, fatta dentro, poi ci viene a dimenticare, possiamo anche dimenticarla per un po', ci viene a far compagnia e a dare conforto nei momenti in cui attingiamo a lei, nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno, quando ci sentiamo più fragili e abbiamo bisogno del conforto proprio della parola molto umana, molto verosimile, molto vera, non solo verosimile ma anche vera, ma anche verosimile, tutte e due le cose, dei poeti. Ecco, quindi ringrazio per questa teoria così efficace che sempre Michele ha nei suoi discorsi, nei suoi scritti, nei suoi articoli, non va dimenticato, è un importante giornalista, riesce sempre a centrare l'argomento e a dire qualcosa di efficace che ci dà conforto e ci fa compagnia. Grazie. Grazie per le osservazioni che sono state fatte molto lusinghiere e anche così abbiamo potuto scherzare insieme, perché è una cosa decisiva e importante. La grande poesia poter scherzare e ci consente di fare scambi culturali profondi, tra cui appunto l'immenso John Fante. Ma raccolgo alcune delle cose che sono state dette. Silvia ha evocato Teofrasto, sì. E quindi il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Voi ricordate, in molti film c'è sempre la frase così detta con profondità, e che camminava domandandosi da dove veniamo, dove andiamo, cosa sarebbe. Beh, comunque questa è la domanda del tempo, che ha studiato filosofia, anche Paola Lucarini ha toccato il tema, sa quanto si discetta sul tempo, se il tempo è durato. A me viene sempre da pensare che il tempo è senza di corruzione, cioè che uno continua a vivere, questo è il punto di la corruzione, proprio che uno viene vinto in qualche misura dal male, ecco. Però nell'uomo c'è questa resistenza che io credo non dipenda da sé. L'uomo è un essere